Si nasconde. Una maniera. Questa è una manina. Ci fa vedere tutte le dita, no? Guarda che dolce. L'orecchio. Ecco, dopo poi vi do queste foto su un CD. Ecco, adesso fa vedere la panciotta. Guarda il pisellino. Oh, sì. Allora siamo sicuri. Oh, sì. Adesso è girato dall'altra parte. Le gambine. Ecco, vediamo che sono diritte. Spinge, eh? Ah, che panciotto. L'altra mano. Ce l'hai in mezzo alle gambe, no? Cosa? Un'altra mano. Sì, un po' abbassata, sì. Ecco, adesso sì, ce l'hai in mezzo alle gambe. Ma questa era la mano destra, prima o poi si vede la mano sinistra. Questo è il calcio che Non sento però. era. Eppure guarda quanto si muove. Si muove bene. Ecco, adesso guardiamo il profilo. Non sento. Questa è la gamba destra e questa è la gamba sinistra. E vediamo che sono belle diritte, no? Cioè, è importante perché la pianta del piede deve essere, guarda come piega già le dita, loro fanno tutti i movimenti, anche tutte le dita dei piedi muovono, questo perché ogni muscolo deve fare la sua parte di movimento. Certo. Deve crescere qua. Esatto. Ecco, qui abbiamo tibia La tibia. e perone, sì. Profilo, si vede bene il naso, vero? La bocca e il mento sono perfettamente allineati. Qui vediamo anche il corpo calloso. Il corpo calloso è una struttura del cranio che connette i due emisferi fra di loro. Adesso Lo non lo vediamo so anche a se colori. Ecco la circolazione del corpo calloso. Ecco, così si vede bene, perfetto. Questo è a posto. Vediamo gli occhietti, vedete gli occhi? Quei Quelli sopra, due neri, no? due cerchietti, cioè neri sono i bulbi oculari, invece proprio la canna anteriore dell'occhio si vede, ecco i due buchetti del naso qua, le narici, questo è il labbro superiore,
Quindi con questo escludiamo anche il labbro leporino, no? Questo è il mento. Sì. Adesso si apre la lingua, la vediamo. Qualcosa si sta muovendo, eccolo. Aspetta. Questo buchetto dietro è il faringe, qui. Qui, questa è la mandibola. E questa è la lingua, perfetto. Al momento è abbastanza fermo. Ecco sempre gli occhi. Sì, sì. Ecco di nuovo. Anzi, ora vediamo se possiamo fare una scansione così, così. Fermo. Fermo lì, fermo lì, fermo lì, fermo lì. Ah, si è mossa. Infatti. Vediamo se sta fermo, fermo lì. Adesso forse. Guarda che bello. Visto? È lì appoggiato a una parete. Sì. No? C'è proprio davanti la parete dell'utero. Aspetta. Facciamo di nuovo così, fermi tutti. È bello come la mamma. Ah, si è mosso, guarda. È bello come la mamma. Ecco, guarda che bel profilo, no? Ancora una volta, fermi tutti. Ah, che bello. Eh? Sì. Ecco, quella fessura qui è la fessura, è la suttura metopica, cioè le ossa del cranio sono ancora separate. Sì. E si congiungono poi dopo, molto dopo il parto. Questo permette. Ah, questa è troppo bella, questa dobbiamo fare una stampa. Adesso poi queste ve le do tutte su un CD. Sì, sì, grazie. No? Ah, che dolce. Questa stampiamo. Bene. Cioè, quello spacco qui davanti, pure da una volta che andavo, sì, ce l'ha, dopo si chiude. Ci sono, allora, le strutture degli ossa del cranio, e poi ci sono le fontanelle che sono come dei fori, sono due superiori e due per ogni lato, sono sei in tutto, no? Queste sono tutte fotografie. Come? Queste sì, qui sì. Sono tutte. Il bagno è questo qua? Sì. Il fronte destro, destra. Qui a destra subito. Sì. Questa la stampiamo adesso in grande.